Rita, grazie per essere intervenuta, però non creda di cavarsela così, eh? Assolutamente, no, no. Lei adesso andrà buona buona a sedersi lì e poi torneremo a parlarne verso la fine della trasmissione. Va bene? Va bene. Grazie. Sai che sto facendo sui filmetti per televisione? Sì, che rispetto segreto. Bene, sono però veramente molto divertente. Grazie. Io chiedo scusa, ma noi dovremmo andare avanti con la trasmissione. Perché adesso cosa c'è? Adesso c'è Nanni Loi. E beh, se lo presento io lo stesso, no? Va bene. Non me ne capisco. Va bene, allora me ne devo andare, insomma. Sì. Sì. Non so, posso fare qualcosa prima di andare? Se mi sposta il monitor un pochettino più avanti così vedo meglio. Grazie. Ah, certo, certo. Grazie mille. Andare dopo, grazie. Sì, prego. Dunque, mi stava chiedendo, ecco, va bene, grazie. Scusi, grazie, no, molto scusi. Gentile. Dunque, noi stavamo dicendo, mi chiedeva cosa abbiamo fatto questa settimana. Dunque, lo sketch questa settimana è ambientato a Napoli. Abbiamo nascosto la macchina da presa a Napoli in un negozio di piatti e bicchieri. Mm. Io ho interpretato il personaggio del commesso. Sempre scemo. Non so, sì, sì, scemo, sì. Non è che fatico molto poi a fare lo scemo, non è che devo recitare. Appena entrava un cliente, col pretesto di andare nel retrobottega a prendere qualcosa, lo lasciavo solo. Appena era solo, entrava un altro attore, intervistatore, provocatore, questa volta proprio il regista degli sketch, cioè Giorgio Arlorio, vestito in un modo strano, che si metteva a fare degli scongiuri, delle cose strane, e all'improvviso prendeva una pila di piatti e la rompeva e scompariva. Appena scomparso lui, riapparivo io dal retrobottega e accusavo questo cliente innocente e inconsapevole della nostra presenza di essere stato lui ad aver rotto i piatti. Questo è lo sketch, quindi può andare avanti il filmato. Scusate, devo aggiungere che si tratta di una comicità un po' particolare, cioè un po' assurda, un pochino paradossale, diversa dalle altre. 40 bottiglie col tappo, vero? Sì. Io adesso vedo un momento qui. Si può fare le bottiglie di champagne? Champagne, adesso guardo. Vado a controllare nel retro bottega. Scusate che vi lascio solo, torno subito. Maga magu, fai diventare scemo, chi mi pagù? Maga magu, paga non paga più. Che è successo? Sono rotti i piatti. Io l'ho lasciata che mi fai la pila di piatti lì e torno che ci sono rotti i piatti. Che è successo? Ma lei perché è andata da te? Sono andata a guardare sul registro se c'era una bottiglia di champagne che mi ha chiesto lei. Scusi, che non capisco che. Chi sei, un fenomeno? Chi è un fenomeno? Si è rotto tutto? Com'è andata che ha rotto la pila dei piatti? Scusi, io non, forse un movimento sbadato, no? Adesso chiami il vigile. Sì, beh, lo chiamo io perché. Lo chiamo io, non si preoccupa. Sì. La signora dov'è? La signora stava venendo, l'ho mandata a cercare. Ma io, vede, se la signora viene e trova la pila di piatti, io sono in prova, mi licenza, capisci? Se lei mi aiuta. Non si preoccupa. E come ha fatto? Adesso telefono subito la tributaria, perché sono la persona della tributaria. Perché? Lei mi vede in questo sistema, sì? Quale? No. Qua, perché cosa c'entra la tributaria con i piatti? Scusa. Quella che c'è, lei è andata lì dentro. Chi è uscito da lì dentro? È venuto un giovanotto che ha fatto o si imbaglia, non so di che cosa, non so, lei a chi ha chiamato, la signora, dov'è la signora? Viene il signore, non so, con cuscino in mano, dove prende questi piatti, ma io. Viene un signore. E l'ha buttato a terra. E mica sono matto io. È venuto un signore con un cuscino in mano che faceva la zimbaglia. Un cuscino rosso qua, l'ha preso.
Si è messo a fare un zingaglio dentro allo specchio, non so come. Io ci devo credere che viene uno con lo zimbardo. E chi non ci crede? Perché non si mette in dire, non ti mette informazioni di me? Vuole che ce li paghi? Io glieli pago. Ma però lei andrà a finire male. No, io non voglio che mi paga, basta che mi dice chi è stato. No, io ma io non lo conosco. Lei ci non lo conosco, io lo posso pagare. Io non lo conosco, però lei ci andrà a finire male. Lei mi ha detto vicino a me che andava a chiamare la signora. E sono uscito, ho mandato uno. Non si bella che andate qui, devi andare qua. Ma non l'ha visto in viso, non capisco. Eh? La persona non si vede in viso chi è che entra. Guarda, è quello che dico che io. Non è sua. Guardate, questa è una persona qua dentro. Esatto, tutto esatto. Gli ha fatto finta di un mago. Di tutto esatto. Ma all'improvviso io stavo qua, stavo aspettando lui che uscì da lì dentro. Ma in viso. Ho guardato questa persona. Ma esatto, mi ho visto le piattole buttate a terra. Scusate, io stavo dentro lì. Mi dite quello che è successo. Mi dà calma. Guardate. Che persona non è uscita a me? E lui sta dicendo che voi siete no, qualche cosa. Questo è conosciuto. Ma che fanno cose? E poi facciamo notte vestito da... sembraglio così. Ho un cuscino qua sotto, qua, rosso. E mi sono fatto in cappello. La signora è che vado a chiamare, un momento la signora fuori. La signora fuori non è venuta. Dice attendete un minuto, io vado qua dentro. Ha sentito il rumore. È uscito fuori. Scusate. Lo so, io però scusate, sono una persona intelligente. Sì, ma io non ho messo in dubbio. Vi faccio intervenire. Ma lei mi deve scusare. Vado a finire fino in fondo. I piatti io li pago. Io li pago io. Lei non si deve permettere, perché non sono uscito di cervello io. Che fai? Io vi vesto d'oro! Io ma non mi dovevo. Io mi vesto d'oro! Ma io vi credo, ma io... che non vado a mortificare, lui sa fare poi un attimo con quella che avete vista e basta. Scusa. Non so che siete stato voi. Io c'ho un po' di cervello. Ma chi vi sta chiamando che non l'ha perché io? Guardi, io sono della polizia tributaria. Sapete che significa tributario? Quelli che parlano. Mi faccio scendere subito qua. Un colpo di telefono. Sì, ma, ti... ma avete ragione, io non vi dico. Non niente. Mi dovete accusare! Ma io non voglio le 40 bottiglie, la signora dov'è? Sì, adesso viene. Ma no, sì, ma vado a chiamare. Se lei mi dice no. Che questi piatti l'ho rotto io, ma li no, pago io questi piatti. Ma non ho detto questo. Guarda che c'è un appuntamento alle 6:30 a Portici. Io non ho detto questo, io non ho detto questo. Lei, non avete detto questo? Lei si mette un momento. Fare, ma... Scusate. Scusate, mi fa parlare. Io sono uno di quella. Ma lei si vede in faccia che... Io voglio avere il piatto, di ma ci dicono, non voglio fare le... Però non voglio avere quelle cose che... Adesso ne ha rotto altri due, no? Ma ve li pago io i piatti! Non so, ma io vedo... Però se io pago io i piatti, mi dice a me che mi pagate! Ma io non... Avete capito? Scusate, io si mette un momento nei panni miei, perché lei si arrabbia e tiene pure ragione. La signora dov'è? Non viene. Lei è impiegata. Voglio sì. La signora che voglia le Non viene, abbiate pazienza. Anche la signora prima è venuta e ci ho detto di tornare. Ma se invece nel frattempo, io capisco, mi posso ma anche giustificare. Ma invece innanzi si è sarrete io mi posso pure giustificare con la signora. È logico, questo qua sono stregonerie, infatti lui che andava strego. Non capisco io. Allora si è andata solo il numero con i numeri all'otto. Ma per i piatti quanto sì, fa? Sì, i piatti rotti quanto i fa? I piatti rotti? Sì, i numeri all'otto, su, ha ragione, sì. Qua piatti rotti. Piatti rotti quant'è? Non lo so quanto fanno i piatti rotti. Incidente, che è? L'incidente. Lo scemo fa lo scemo fa 23. Sì, 23 scemo. Boh. 23 o scemo, i piatti. 17 a 10 gradi. 17 disgrazie, sì. 23 scemo, 17 disgrazie. No, non lo. Da fa 90 o 29 fa l'ora. O? O 90 o 29. O 90 o 29. E piatti rotti non vi dico. Piatti rotti non lo so. Non lo so. E il piatto della tavola fa 80 roma. Ah, il piatto. Ah, il piatto della tavola fa 89. Ma il tavolo apparecchiato 89. Ma no, qui ma il piatto che cade? E il piatto sul bancone è sempre 89. 89, qui. 89, va bene. 82. Ma che non è la tavola? Vabbè, è un banco, era per forma come fosse una tavola, praticamente. Allora 23, 17, 90, 80, o 90 o 29. Faccio 29 all'ombra, 29.
Lei si è messo paura. Allora l'uovo 29, fate 90. Tagliamo 29. Tagliamo. Facciamo 90. Allora, e il terno che scegli? Che cosa tagliamo qua? Per fare sono quasi numeri. Lasciate donne qua dentro. Però che purtroppo, siccome ho il microfono sempre qui nella manica nascosto, il dialogo non si senta tanto bene. Chiedo scusa.